Ciao bimbe! Allora, oggi vi parlo dei miei prodotti preferiti di questo mese di settembre che se ne sta andando, anche lui l'inverno sta incombendo. Allora, partiamo dai prodotti make-up. Riscoperte di quest'ultimo mese sono due ombretti che ho da più di un anno, che però ultimamente non so perché avevo smesso di utilizzare. Poi ho riscoperto la bellezza dei colori e allora mi sono sbizzarrita. Allora, uno è Camaleonte di Neve Cosmetics. Ecco, questo è Camaleonte asciutto, base marrone rossiccia con riflessi verdi, bellissimo. Poi l'altra riscoperta è Camden Town, sempre di Neve Cosmetics. Questo è un blu con riflessi viola freddo, asciutto anche lui. Cioè, dire che è un blu è veramente limitante, ha un colore bellissimo, io ve li consiglio entrambi a tutte. Poi, una new entry è il mascara I Love Extreme di Essence, a cui non avrei dato una lira perché, insomma, un mascara della Essence che costa 3 euro e qualcosa non è che mi ispirasse grande fiducia. In realtà l'ho trovato, non dico eccezionale, ma buono, molto buono, specialmente per le mie ciglia che non sono normalmente folte, abbastanza lunghe, ma assolutamente dritte, quindi la mia difficoltà principale in genere è incurvare le ciglia. Ecco, questo mascara svolge perfettamente questo lavoro, quindi mi è piaciuto molto. Poi un'altra riscoperta è stato Bombay, questo blush sempre di Neve Cosmetics, che è un color corallo, è molto simile al colore delle mie unghie, più rossiccio, meno fotonico, ecco. E diciamo che l'avevo un po' accantonato, nonostante l'entusiasmo iniziale, perché utilizzando il Light Neutral di Neve fino a qualche mese fa, dato che è, sì, a sottotono neutro, ma ha sovrattoni rosati molto spiccati, appunto è un colore neutro caldo e aranciato, quindi su un rosa non è che stesse benissimo, per cui l'avevo un po', ecco, dimenticato. Poi, avendo trovato il mio fondotinta, non dico perfetto perfetto, ma ci siamo molto vicini, che come tutte sapete è Light Olive di Jade Minerals, allora ho cominciato a riutilizzarlo e mi sta benissimo, quindi sono contenta di questa riscoperta. Poi un'altra new entry è questa palettina di Avon che si chiama Mystery, e vi faccio vedere, ecco, questi sono i colori. Allora, questa palettina mi è piaciuta molto per i colori che trovo molto facilmente abbinabili. Tra l'altro ho fatto il trucco occhi di oggi con questa palettina e sotto ho messo Camaleonte. Non ha una pigmentazione elevatissima, però con una buona base sotto, per esempio i matitoni di Avon, quelli grossi a due estremità colorate, ecco, quelli sono ottimi, ve li consiglio, costano un po' ma ne valgono la pena. Ecco, con sotto la base fatta con quei matitoni, questi colori sono molto sgargianti, basta guardare il mio trucco, insomma, sembrano molto pigmentati, e è tutto merito della base sotto. Poi, altro preferito, l'avete già vista, la Glide On Eye Pencil Perversion di Urban Decay, in un trucco piuttosto elaborato, credo che sia la ciliegina sulla torta. Quindi, quindi per il compito che le do, svolge un ottimo lavoro, quindi è per questo che rientra nei miei preferiti. Spero solo che mi duri abbastanza, perché insomma 16,90€ sono un po' tantini. Poi, altra new entry, questo pennello Simil Real Technique. Non posso dire che è un tarocco perché la scritta cita tutt'altro, e è quello da blush, quindi con il taglio obliquo. Allora, io mi ci sto trovando benissimo, non è un pennello da sfumo,
è più un pennello d'applicazione, per cui conferisce al prodotto che state applicando un'altissima pigmentazione. Quindi mi piace tanto e poi appunto si applica bene perché non va oltre la zona interessata, quindi quella dello zigomo. Bel prodotto. Mi posso solo immaginare quelli originali, ecco. Poi passiamo a prodotti molto più interessanti, che sono due rossetti piuttosto costosi. Allora, uno lo conoscete benissimo, ce l'ho su adesso, Rebel di MAC. Allora, è un colore che dallo stick, se vedete, sembra piuttosto scuro, un viola. In realtà è, diciamo, almeno su di me, perché poi ecco, è un colore molto dinamico e versatile che a seconda della persona che lo indossa veramente cambia radicalmente colore. È un bellissimo rossetto. Quindi è un berry violaceo a base fucsia. Vedete, su di me assume questa colorazione che mi piace tantissimo e penso anche che mi stia molto bene. Allora, fa parte della linea Satin dei rossetti MAC, i classici missili. Costa 18,50€, anche se io alla coin l'ho. Non ha bisogno di una matita contorno labbra perché ha un'applicazione precisissima, perché non è duro, però non è estremamente cremoso, è abbastanza irremovibile, ecco, appena l'avete messo sulle labbra, certo, se appoggiate qualcosa sulle labbra vi rimarrà il colore stampato, però se state attente, non vi toccate tanto, resta lì dove l'avete messo e non si muove. E poi dura tantissimo e non avrete mai la sensazione di secchezza nelle labbra, mai. Ve lo consiglio davvero, bellissimo, davvero fantastico. Secondo rossetto è il matitone NARS nella colorazione Dragon Girl. Non fate caso alla punta disastrata, ma quando lo temperate purtroppo perde la sua forma originale. Allora, questo l'avete visto anche lui in un tutorial, vi lascio il link da qualche parte. È un rosso freddo matte, bellissimo. Si applica con facilità perché appunto, essendo un matitone, vi permette di fare i bordi con precisione senza l'aiuto di una eventuale matita contorno labbra, e dura una vita veramente. Non si sposta, è anche difficile che vi si stampi se vi toccate, perché proprio io non so come spiegarvelo, è come se passandolo sulle labbra scaricasse la perfetta quantità di prodotto, nonostante sia scorrevolissimo e quindi sembrerebbe molto cremoso, si fissa e non avete mai la sensazione di avere eccesso di prodotto sulle labbra, ecco. Quello lì, quello che passate, è quello che vi rimarrà ed è quello che vi serve. Quindi, come se avesse una patina leggerissima, finissima di prodotto sulle labbra e che ve le fa diventare velluto, cioè è meraviglioso veramente. Costa 25€, non costa poco, però cioè, li vale tutti. Io se avrò uno sconto Sephora o comunque un'occasione, soldi da spendere, mi piacerebbe comprarne un altro perché è un prodotto veramente veramente valido. Quindi, conclusa la parentesi make up, adesso voglio parlarvi di un prodotto della cura del corpo, che è questo. È il Heal Softening Cream, quindi balsamo riparatore e nutriente per i piedi. Allora, questo è un ammorbidente per i talloni. Io non ho mai avuto grandi problemi di piedi dal punto di vista cutaneo. Però dopo, insomma, quest'inverno, io non so che cosa sia successo, forse ho camminato molto, ecco, avevo dei talloni indecenti, cioè avevo una pelle spessa tanto così, quindi c'era un'offerta sul catalogo Avon, l'ho preso, l'ho pagato 1,50€, questa cremina che è 75ml, praticamente se ne preleva pochissimo, si applica sul tallone asciutto dopo aver lavato i piedi, e si massaggia con la punta delle dita. Tra l'altro c'è scritto che è un prodotto che reagisce alla luce solare, per cui è sconsigliabile applicarlo d'estate, o comunque nel caso puoi applicare una protezione solare piuttosto alta. In ogni caso, io già dalla prima applicazione ho notato una grande differenza. Adesso è un mesetto che lo uso e nemmeno regolarmente, cioè quando mi ricordo lo metto.
E io ragazze vi dico, ho i piedi, non vi dico come prima, ma molto molto vicini. Sono felicissima, veramente, mi ha risolto un grande problema. Poi passiamo agli accessori. Questo è la new entry. È l'orologio Casio vintage, quello piccolo, che in gioielleria trovate più o meno sui 30 euro. A me l'ha regalato una mia amica, perché io le avevo detto che lo volevo comprare, quindi. E lei mi ha detto che ne aveva due uguali, perché ce l'aveva la mamma, credo. E quindi mi ha detto, dato che uno lo uso io e l'altro mia mamma non lo vuole più perché non le piace, te lo do a te. E io, ma no, dai, ma sta scherzando. No, 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 te lo do. Quindi niente, grazie Giada, è bellissimo, cioè mi piace un sacco. Poi adesso arriva il do it yourself, perché io mi cimento nel creare gioiellini, non so se avete visto gli orecchini all'uncinetto, eccetera. E questo mese ho creato dei braccialettini. Allora, questo è uno, vedete, da una parte ha il timoncino, un'aletta e l'ancorina. Mi piace tantissimo, è carinissimo. Poi ho fatto questo classico braccialettino con l'infinito, dato che lo desideravo da tanto ma non riuscivo mai a trovarne uno, però ho trovato questi ciondolini e ho fatto il braccialettino. Stesso braccialettino però oro, a cui ho abbinato anche la collanina, che è proprio girocollo. Quindi, ecco così. Poi ho fatto una taroccata perché volevo fare il braccialettino Tiffany con il simbolo della pace. Secondo me è quello che mi è venuto a me anche più carino. Quindi, eccolo qua. E poi ne ho fatto un altro con tutti i ciondolini molto chiccosi. Eccolo qua. Questi erano i miei preferiti del mese di settembre. Io spero che vi abbia fatto conoscere prodotti nuovi o che insomma vi sia piaciuto quello che vi ho mostrato. Fatemi sapere nei commenti se avete dei prodotti, se abbiamo dei prodotti in comune. E niente, io vi lascio al prossimo video. Un bacione, ciao!